Allora, Ivan e Edoardo, siete due tra i primi dell'Istituto Volta che siete usciti dopo la seconda prova. Di quale indirizzo fate parte? Io faccio parte del liceo scientifico, scienze applicate, qui al Volta, mentre lui... Perito meccanica, meccanica e meccatronica, progettazione industriale. Com'è andata questa seconda prova? Dura, però ce l'abbiamo fatta. Alla fine, dopo 5 anni, siamo abbastanza preparati per queste prove. Anche perché c'è stato uno studio intenso preparativo appunto alla prova e la prova era difficile, era molto lunga. Su cosa verteva? Noi per quanto riguarda il perito meccanica, un dimensionamento di praticamente due ruote dentate e un perno che sosteneva queste ruote dentate. Mentre noi abbiamo avuto una prova di matematica scritta con 10 quesiti e 2 problemi, dai quali dovevamo fare un problema e 5 quesiti, tutti su integrali, derivate, comunque matematica pura, analisi 2. Però il fatto che siate usciti tra i primi vuol dire che siete abbastanza ottimisti su com'è No, andata? no, per carità, sembrava la mia prova c'era anche una parte dove vi erano quattro quesiti dove bisognava risponderne solo a due, o volendo tutte e quattro, anche se c'era il tempo, però se ne doveva scegliere due. E la parte teorica era abbastanza difficile, però era puramente meccanica perché vi erano varie domande, tra cui una sul volano, l'applicazione di un volano in un motore benzina e la differenza tra due motori, un motore ciclotto, un motore benzina classico e un motore diesel. Sì, comunque siamo abbastanza ottimisti alla Sì, fine. no, ma quello per ora noi sembra di averla fatta abbastanza bene, vedremo poi i risultati. Più paura ora per la terza prova o per l'orale? L'orale, io direi l'orale Sì, perché l'orale. comprende tutte le materie che abbiamo fatto durante l'anno, però alla fine portiamo la nostra tesina, il Sì, no, nostro per carità, argomento. noi porteremo il nostro argomento, però comunque verranno fatte comunque una domanda per ogni professore oltre all'argomento di tesina e quindi potremo spaziare su tanti tanti argomenti.